Solo metà campionato ad Avellino, 6 mesi conditi da assist e gol per il francese Nassim Mendil che gli sono valsi l'amore del popolo irpino, 16 presenze e 5 reti, tanti passaggi vincenti per il compagno di reparto Giuseppe Mascara prima dell'addio a gennaio con destinazione Lecco, poi un lungo peregrinare in giro per l'Italia dove ha indossato tra le altre le maglie di Cosenza, Regina, Ascoli e Spezia. Adesso continua a divertirsi tra i dilettanti e lavora per la Legea, storica azienda di abbigliamento, accessori e materiale tecnico per lo sport. Un affetto molto, molto importante per me, per il seguito della mia carriera, e quindi sono cresciuto e quindi devo tanto, tanto a questo piazzo. Sono stato fortunato di aver giocato dall'inizio, diciamo, del mio arrivo in Italia ad Avellino, e che non sono rimasto fino alla fine, ma non per scelta mia, ma purtroppo neanche della società, di gente che mi assistiva comunque, che non hanno mai guardato i miei interessi, in poche parole. Qual è il tuo ricordo più bello di quel periodo di Avellino? Devo dire la verità, non ne ho uno specialmente, ne sono tanti. Comunque ogni settimana era una festa, ogni giovedì, ogni amichevole che andavamo a fare in provincia di Avellino. C'era sempre 1.000-2.000 persone che ci venivano a vedere i giovedì, che neanche in Serie B avevano seguito adesso 2.000 persone. Dei gol che hai fatto, qual è stato uno dei più bello? Forse col Castel di Sangro, con la Fermana pure, che magari erano le ultime minuti, quindi è stato un gol importante, anche un gol di pareggio, però un gol importante. L'ex punta biancoverde indica la strada per reagire dopo il derby. Calcio è bene perché ti ridà subito l'opportunità di rimetterti. L'importante è non cadere nella negatività dell'ambiente che si può trasformare in uno stato di paura della propria squadra.